Ogni artista ha la sua storia. E quale pensi che sia la sua storia? Lui è arrabbiato. Ferito. Non si sente al sicuro e non sa cosa fare al riguardo. E vorrei davvero che tu fossi qui per dirmelo. Vorrebbe poter controllare i suoi demoni anziché sentirsi controllato da loro. È perso. È solo. Volevo salvarti dalla tua miserevole vita. Non te ne frega niente di me. Tu non volevi stare da solo. Questa città era casa mia un tempo. Ed in mia assenza Marcella ha ottenuto tutto quello che io ho sempre voluto. Il potere, la lealtà, una famiglia. 300 anni fa hai contribuito a trasformare una squallida colonia penale in una città. Hai cominciato, ma poi te ne sei andato, anzi, sei scappato a gambe levate. Ho cercato di proteggerti da te stesso, uccidendo tuo padre in quel duello. Chiunque altro nella tua vita, la tua maledizione si sarebbe avvertita. Tu hai rovinato la mia esistenza. Mi hai fatto soffrire a causa di un padre a cui importava solo della forza. Ho evitato che diventassi una bestia finché mi è stato possibile. È una bestia. Un abominio. Tu sei la bestia più crudele e malvagia mai vissuta. Guarda qua, Klaus Michelson, il grande malvagio. Non ho bisogno di nessuno, neanche di avvertimenti da esseri inferiori. Io sono colui che gli esseri inferiori temono. Allora, chi è il prossimo? Per quanto ne sappiamo, potrebbe essere una stupida favoletta. Lui esiste e non si arrende. Se vuole una cosa, se la prende. Voglio essere il re. Ecco. Con questo io ti prometto alleanza. Hai le chiavi del mio regno. Chi ha il potere ora, fratello? Chiunque raccoglierà questa moneta resterà in vita. Sono tutti diventati vittime di quella parte di me che mi sono sforzato di reprimere. La vogliamo finire. Dopo averti ucciso, darò la caccia a tutti quelli che conosci e a tutti quelli che ami. No, Adrian! Qui finisce la tua tediosa e inutile vita. Almeno è stata breve. Lì c'è il fratello della donna che amo e tu non entrerai. Il che dimostra quanto poco ricordi della tua vecchia vita. Se la ricordassi, sapresti che non c'è modo di fermarmi. Vi ricorderete di me! Io sono Klaus Michelson! Klaus Michelson! Il vostro creatore. Il vostro creatore. Basta! Prego. Abbiate pietà di me. È tuo. È quello che ci siamo giurati 1000 anni fa, prima che dimenticassi quel po' di umanità che ti era rimasta. Prima che l'ego, la rabbia, la paranoia trasformassero la persona che mi sta davanti in qualcuno che a malapena riconosco come mio fratello. È venuta per deriderti. Questi sono qui. La famiglia originale. Perché vuoi il corpo di Klaus? È mio fratello. Noi restiamo insieme. E noi restiamo insieme. Sempre e per sempre. Uniti come una persona sola. Sempre e per sempre. Ma gli vuoi ancora bene? No! È mio fratello. E io sono immortale. Nonostante il tuo comportamento, sei sempre mio fratello.
Certo, quello che hai pugnalato diverse volte. Ho pugnalato tutti voi! No! Non c'è alcun potere nell'amore. Io volevo amore e felicità e tu mi hai negato la libertà di averli. Io amo la mia famiglia. Sì, io odiavo e avevo paura di nostro padre. Ma era meno cattivo di te. Nessuno tiene più a te oramai, o sbaglio? Nessuno. Non era chiaro il mio desiderio di restare da solo. Perché la prima volta che nostro padre ti ha messo le mani addosso? No, no! Bevi! Bevi! Avrei dovuto ucciderlo. Aiutami! Lasciami in pace! No! Non ti lascerò andare, non ti lascerò mai andare. Anche se mi servisse l'eternità per salvarti da quel caparbio petulante, vile che sei. Ascolta. È un trucco, Elijah. No, fratello, è un dono. È la tua occasione, è la nostra occasione. Per cosa? Per ricominciare, per riprenderci quello che abbiamo perso, quello che ci è stato portato via. Qual era il risultato che ti aspettavi? Che tua figlia nascesse e potesse essere felice? Che la madre sarebbe vissuta, no! Che conoscesse la figlia? Che noi potessimo stare bene ed essere felici come una famiglia? Quella era la tua fantasia, fratello, non la mia! Fratello! Era la nostra speranza! La speranza della nostra famiglia. Come si chiama? Hope. Il suo nome è Speranza. Tu, amore mio, sei la figlia di Klaus Michelson. Sarai la strega più grande che il mondo abbia mai visto. Non dovrai temere nulla. Io so chi sei tu, lo sai. Eri il suo principe azzurro, Klaus. Adesso sei vero, ha delle aspettative alte. Forse sono un altro dei tuoi fallimenti. Hai fallito nella servire ibridi. Hai fallito con la tua famiglia. E ora sembra che fallirai anche con tua figlia. Niente farà mai del male a mia figlia. Neanche le si avvicinerà. Non dovevate tornare, nessuno di voi. È questo che fa una famiglia. Combatte l'uno per l'altro. Lei merita di più di quanto abbiamo avuto noi. Voglio solo questo per lei. Qualcosa di più. Sto arrivando. Hope sarà sempre la figlia di Klaus Michelson, il killer ibrido con mille nemici. Vattene, devi andare. Vattene da qui. Sei tu la minaccia. Troverò tua madre e giuro che te la riporterò. Ogni re ha bisogno di un erede. Mia figlia. Mia erede. Vieni qui, tesoro. Tu sei il mio cuore. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Mamma. Io ti amo. Ti amo. Ti amo anch'io. Ti voglio bene anch'io. Io troverò tua figlia. Tua figlia è qui da qualche parte, vero? Bruciare Super Terran facendo Inizia Premium! Non vi basta? Forza! C'è una grande differenza tra non puoi e non dovresti. Devo proteggere mia figlia. Di rimanere uniti sempre e per sempre. È stato un viaggio glorioso, Niklaus. È il mio più grande onore. Quando siamo giovani ci viene insegnata la differenza tra un eroe e un cattivo, tra bene e male, tra un salvatore e una causa persa. Ma se l'unica vera differenza dipendesse solo da chi racconta la storia?